Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele e anche oggi unboxing, così completiamo questa fila di video dedicati all'apertura di scatole. Ma in questo caso vi parleremo di un paio di prodotti nuovi che sono arrivati praticamente prima, in questi giorni, sì, prima che iniziassimo il video, di alcuni Vaulted che noi abbiamo acquistato preventivamente, perché appunto questi prodotti verranno tolti dal mercato, quindi vi consigliamo caldamente di seguire tutto questo unboxing. Esattamente, un utente aveva scritto in un commento chiedendo in quale sito potesse andare a guardare i quali pop sarebbero poi diventati Vaulted. Allora, adesso lanciamo la sigla e ve lo diciamo a breve. Quindi sigla. Ehi, benvenuto sul canale Tandem. Hai provato a scrivere su YouTube la parola Tandem? Sarai stato sommerso da tante tante. Prima di cominciare l'unboxing rispondiamo alla domanda di questo utente che ci chiedeva dove andare a vedere i Vaulted. Allora, ultimamente il sito che noi utilizzavamo, che era Stashpedia, è abbastanza in blocco, perché praticamente c'è una sezione dedicata ai Funko Pop Vaulted e se cliccate nella finestrella tipo gli ultimi che sono stati ritirati, vedete una bella lista. È ferma ad agosto, quindi negli ultimi mesi, non che non ci siano stati Funko Pop Vaulted, non l'hanno aggiornato, ma il sito non l'hanno aggiornato. Sul sito della Funko è impossibile andare a cercarli perché sono tutti mischiati, anche se c'è proprio una sezione Vaulted. Quindi se volete andare lì, buona fortuna, direi di cominciare da questa scatola. Allora, cominciamo da questa scatola con uno dei personaggi che a breve sarà ritirato. Questo. E questo qua. Ah, quello lì è lui. Quello lì è lui, è lui. Da e attenzione, film. Attenzione, perché questo è un personaggio molto, ma molto iconico. È tra i personaggi più venduti. Allora, non si vede un granché, ma penso che sia dal film d'animazione The Nightmare Before Christmas. Allora si migliora piano piano. Infatti abbiamo Jack Skellington liscio, lui il classico Jack che siamo stati abituati a vedere, a conoscere nel film, esatto, di Tim Burton. Questa è una delle ultime serie che Funko praticamente ha messo a disposizione dei rivenditori, dopodiché questo personaggio verrà ritirato dal mercato. Quindi se non l'avete ancora nella vostra collezione, vi raccomandiamo di acquistarlo, perché ovviamente è uno dei personaggi più riconoscibili all'interno del mondo della Disney. E anche molto bello. Molto molto bello. C'è una puzza quello di... Sì. Di mare. Una puzza di mare. E approfitto anche per rispondere a un ragazzo che ci ha scritto in uno dei tanti video di unboxing se i praticamente i pop che sono stati ristampati, come ad esempio in questo caso che il pop di Jack Skellington è stato ristampato per anni, ha più o meno valore degli originali. In questo caso direi proprio di sì, perché non esiste una regola inerente alle ristampe, quindi l'importante è avere il personaggio. Esatto. Basta. Cosa anche importante da dire, ragazzi, se non mi sbaglio, questo video qua è il 300° che facciamo. Come fai a sapere? C'è scritto su YouTube, c'è scritto 299 l'ultima volta. Allora dopo vi diciamo una cosa per il 300° video. Il 300° più o meno. Va bene, andiamo avanti con un personaggio anonimo in questo caso. Anonimo perché questo vi permetterà... È proprio anonimo. E questo anonimo perché vi permetterà di creare il vostro personaggio maschile preferito. Il male. Quindi ragazzi, qui abbiamo il pop da customizzare che il nostro caro amico e grande artista che conosciamo, salutiamo, Giuseppe Lonoce, potrà rendere appunto più personalizzato che può. E molti di voi diranno, ma come mai fate un unboxing di un Funko Pop neutro? Perché non sappiamo come riempire il buco. No, perché più che altro sono sempre veramente difficili da trovare i custom. C'è un lato speccato. Esatto. Quindi in questo caso diciamo è un annuncio per tutti coloro che ci avevano contattato per sapere se tornavano i Funko Pop custom, quindi neutri. Uno è arrivato. E sono arrivati, ragazzi, quindi andate sul sito 2A7, li troverete. Esatto. Parliamo invece di un altro Funko Pop Vaulted. No, no, questo qua lo lasciamo per ultimo, sono novità queste. Va bene, allora il prossimo Funko Pop Vaulted viene da un film, credo che sia Next lui. Vaulted, chiamiamolo così. Molto famoso, sì, è lui, ma molto famoso. Ah, stiamo parlando di un personaggio vero e vivente che è diventato un ingegnere, ma ha deciso di fare tutt'altro nella vita, e stiamo parlando di Mr. Bean. Il nome dell'attore in questo momento mi sfugge completamente. Mr. Bean, che in questo caso era stato rilasciato come pop all'inizio del 2000,
2018 Funko ha deciso di ritirarlo dal mercato, quindi questa è l'ultima wave che è stata rilasciata a tutti i rivenditori, e ovviamente insieme a Mr. Bean normale non poteva mancare nella scatola che ci hanno mandato. Io non avevo visto anche questo, la versione, non l'ho mai visto questo, ma com'è leggero, perché il tacchino praticamente l'hanno svuotato dopo la festa del ringraziamento. Eh sì, quindi ragazzi abbiamo la versione con il tacchino che fa venire una sorta di fame barra vomito, è strano da vedere, e la versione liscia con l'orsetto in mano. In questo caso ragazzi, se non avete acquistato Mr. Bean, sappiatelo che dal 2019 sarà veramente molto difficile da reperire, nel senso lo potete trovare ancora nei negozi, però ovviamente non essendoci più dei rifornimenti da parte di Funko verso i rivenditori sarà difficile, quindi mano alla carta di credito. Va bene ragazzi, andiamo avanti con un altro personaggio, questo è stato rilasciato non da tantissimo tempo, si parla di un film di animazione che è paragonabile in certi casi anche a The Nightmare Before Christmas, stiamo parlando di Coraline, che io avevo visto con mia figlia, esatto, e devo dire che ci è piaciuto tantissimo. Sì. Coraline in questo caso con l'impermeabile, perché come vedi dietro la scatola ci sono varie versioni di Coraline. Eh sì, ma poi c'è anche la versione strafatta, gli occhi grossi. Quella è la bambola. È versione bambola, ok, sì. Ok. In questo caso la collezione di Coraline molto molto bella, perché ricordiamo c'è anche la personaggio principale Coraline con il gattino, con l'impermeabile in questo caso in versione bambola. Poi c'è Mr. Bobinski, che deve essere sembra il genio della lampada, con il gatto, no scusa, con il topo, mentre abbiamo di Other Mother, che brutto, fa paura, assomiglia un po' a Crudelia Demonio. Mamma mia, Crudelia Demonio. E ovviamente anche lei come Mr. Bean l'abbiamo nella versione Chase, che a prima vista sembra uguale identica. In realtà è il glitter, no. No, in realtà c'è il cappello. Sembrano identiche, ma c'è il cappello. C'è il cappellino che non si vede perché è nero ed è in alto nella parte ombrata. E quando ho aperto la scatola ho detto: ma ci prendono per il culo. Sì. Ci hanno mandato uguali, invece c'è il cappello. Vado? Adesso attenzione, perché questi sono delle novità succosissime. La prima te la lascio a te, questa. Te la lascio a te perché dicevi che puzzava. Ah, quello li faccio. Va sì, bene. Vai. Allora, quello che puzza come una spugna di mare, stiamo parlando di SpongeBob in versione natalizia. Infatti, ha il cappellino di Babbo Natale e un carinissimo regalo in mano. Ve l'avevamo annunciato in un video precedente che sarebbero stati rilasciati sulla pasta e fagioli. Sì, che oggi ho mangiato i ceci. Sarebbero stati rilasciati. Spero anche di non fare qualche scorreggia. Allora, erano stati rilasciati qualche tempo fa i pop di SpongeBob e di Patrick, e in questo caso Funko ha cominciato a rilasciare delle fetecchie. No, ha cominciato a rilasciare il pop di SpongeBob. È bello perché i nostri video partono, cerchiamo di essere sicuri. Poi improvvisamente capita qualcosa. Esatto. Quindi SpongeBob, che tra l'altro non ha un pacchetto in mano, ma sta nascondendo i suoi gioielli. E facendo qua i gioielli. Va bene, chiudiamo questa cosa. Comunque a me piace tantissimo. Molto bello, sembra sempre fuori fuoco, infatti quando lo guardi così, ma in realtà è così, vedi che non sembra fuoco. Tu pensa, no? L'ho già detto altre volte in altri video, che il Funko Pop di SpongeBob, che è uscito circa 3 anni fa, veramente non se lo filava nessuno. Pensa che in alcuni casi per venderli dovevi fare anche, per dire, uno sconto. Andate a vedere adesso quanto vale il Funko Pop di SpongeBob, che tra l'altro è lì che ci guarda, da qualche parte quell'originale. Infatti io immaginavo che questo sarebbe diventato uno dei personaggi che è rimasto lì. Ciao Spongy, ciao. Va bene, chiudiamo con l'ultimo pop. Anche questo è un'esclusiva che era stata presentata per Galactic Toys. Stiamo parlando di un personaggio di Dragon Ball Super, e lui è Zeno. È Zeno Colò, che tra l'altro pochissimi conoscono, che era uno sciatore degli anni 50. Vabbè, fa niente. Questo è un personaggio che secondo me è carino, sembra una pedina di un, non so, del Monopoly. Secondo me diventerà uno dei personaggi con il valore più alto tra i personaggi di Dragon Ball, e in questo caso, se non l'avete acquistato ragazzi, sappiate che è ancora in vendita in pochissime unità. Molto molto bello questo unboxing, devo dire. Il mio preferito, lo sapete, se non lo sapete ve lo dico, è in assoluto quello bianco. Ma infatti guarda, io non mi sono esposto una volta, ho fatto un pop personalizzato e
Ma sì, non era venuto male. No, no, dai, era molto abbastanza bene. E tra l'altro, a proposito, pop personalizzati, il tuo indirizzo. C'è anche il mio. Approfittiamo per fare un po' di pubblicità a Giuseppe Lonoce, che già forse un paio d'anni fa, un anno fa, adesso non mi ricordo. Un anno e mezzo fa. Ci aveva realizzato per noi. Noi praticamente. E quindi non che lui abbia bisogno di presentazioni, perché in questo campo ormai è più che noto, ma abbiamo voglia di dirlo. Quindi esatto, diciamo così. Di andare a vedere il suo profilo, ma soprattutto la sua pagina YouTube, che mi pare abbia cambiato nome. Esatto, se non sbaglio si chiama Lonox. Andate a vedere la sua pagina, perché lui è veramente molto bravo a fare molto video bravo. Di action figure in generale. Salutiamo. Come dicevamo, ragazzi, in teoria questo più o meno, se YouTube non ci inganna e se noi non ci ricordiamo male, non abbiamo contato male, più o meno questo dicevamo che è il 300° video che facciamo, cosa incredibile e impensabile per noi. Soprattutto anche perché se pensi che abbiamo fatto altri 299 video in precedenza rispetto a questo, dici è impossibile. Poi io mi ricordo il primo video e lui mi diceva ma prima di entrare un minimo nei motori di ricerca bisogna farne 80. Dicevo, 80? Ci ho messo 5 ore a montare il primo video e bisogna farne 80. E invece siamo capace. Arrivati a 300, di cui appunto gli ultimi video sono montati in 5 minuti. 5 minuti scarsi, quindi se vedete qualche strafalcione ditelo pure. Ma quindi cosa vogliamo annunciare in questo 300° video, che come abbiamo detto nelle ultime settimane partirà a brevissimo. Una brevissimo lottery. La lottery dove trovate tutti i link in descrizione. Sulla pagina 2S Time troverete la sezione lottery. Sì, e in questo caso dovete continuare a seguire la pagina Facebook di Tandem e anche il nostro profilo Instagram, perché verrete ovviamente aggiornati quando partiranno queste lottery. E ci stavamo chiedendo, così potete metterlo anche nei commenti, ma anche questa domanda aspetta cos'è che stavo dicendo? Non lo so. E ci stavamo chiedendo se voi potevate apprezzare come premi, oltre ai Funko Pop, anche altri prodotti, ma parlane pure tu. Pensavamo di mettere appunto, oltre ai Funko Pop, oltre a una serie di cose che poi vedrete, anche dei videogiochi, perché abbiamo pensato che magari a qualcuno di voi possa intrippare la cosa. Mettiamola così, chi vince può scegliere se prendere un Funko Pop tra una serie diversa che poi vedrete, un'altra cosa che dobbiamo ancora decidere, oppure una serie di videogiochi che abbiamo pensato. Per esempio pensato che potevamo mettere uno di quelli che va maggiormente al momento. Sì, poi il videogioco sarà quello del momento. Esatto, quindi pensavamo al nuovo FIFA 19, pensavamo a quel gioco che sta uscendo, è uscito in questi giorni, dipende quando va il video, che è Red Dead Redemption 2, pensavamo anche a Call of Duty e a Forza Horizon 4. Sì, quindi insomma queste sono un po' le dinamiche, esatto, per far funzionare, far partire queste lottery, comunque già tutto pronto, e quindi dobbiamo decidere solo a livello di premi come poi gestirle. Esattamente, quindi poi la piattaforma di riferimento che preferite, ditecela. Insomma, la console sul quale volete il videogioco, nel caso poi ce lo dite. Va bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video, direi molto molto interessante la tipologia di prodotti che vi abbiamo molto presentato bene. E speriamo di avervi dato anche delle news riguardanti due Walter, che insomma sono di peso, sono Mr. Bean roba. E Jack Skellington. Esattamente ragazzi, quindi se volete continuare a seguire questi, non so cosa sto dicendo, comunque per partecipare poi alla lottery continuate a seguire. Detto questo, un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Ciao.